Quale futuro per l'agricoltura? OGM, bio e altro. Quinto incontro organizzato dall'Ufficio Cultura del Comune di Codroipo sotto l'egida del vice sindaco Ezio Bozzini, nell'ambito della rassegna riservata alle eccellenze del Medio Friuli, intitolato Quale futuro per l'agricoltura? OGM, bio e altro. Grazie alla preziosa ed equilibrata gestione di Silvia Iacuzzi, questa volta i due protagonisti che si sono confrontati nella sala, gremita in ogni ordine di posto, della filiale codroipese della BCC di Basigliano, appartenevano entrambi al mondo dell'agricoltura, Enzo Nastati e Giorgio Fidenato. Volevo ringraziare il comune di Codroipo per questa serata dove si è potuto discutere in maniera pacata e razionale di due modelli di sviluppo per l'agricoltura a confronto. Quello che ritengo utile in queste cose, in questi dibattiti, è che si possa dibattere in maniera razionale e pacata. Ma soprattutto quello che tengo a sottolineare è che questi dibattiti portino a un modo di pensare diverso, ovvero io diffido dei modelli di chi vuole imporre un modello produttivo perché lo ritiene molto più valido rispetto a un altro modello produttivo. Io ritengo che una società aperta, una società libera, diversi modelli di produzione devono convivere, devono esistere, ognuno con le sue peculiarità, ognuno metterà in evidenza le sue caratteristiche peculiari, le sue caratteristiche migliori, perché dove si sono stati imposti dei modelli unici di sviluppo, penso ai paesi socialisti dove si pensava di fare un unico modello di sviluppo, abbiamo visto che poi avanza la miseria, perché non si riesce, è il mercato che deve dare gli stimoli agli imprenditori a abbracciare un tipo di produzione rispetto ad un altro. Ecco, questa sera io spero che la gente abbia capito che è importante che più modelli di produzione coesistano. Noi abbiamo dato le caratteristiche, abbiamo parlato delle caratteristiche, poi ognuno nella sua scienza, a casa sua, deciderà quale modello e quali prodotti acquistare. Ma diffido altamente da, come si sta cercando di fare in Italia, da imporre un modello di agricoltura. I modelli sono perniciosi per l'economia e per la stessa vita delle persone. Grazie. Se mi è concesso allora in due minuti di poter riassumere, io penso che è inutile di parlare agricoltura di un tipo o di un altro tipo se non si contestualizza in una visione olistica al tutto. Quindi agricoltura vuol dire anche terreno, vuol dire suolo, vuol dire fertilità, vuol dire acqua, vuol dire parassiti, vuol dire infestanti. Allora o noi riusciamo a sviluppare una visione del tutto e una soluzione per quanto possibile che tenga conto del tutto, compreso gli squilibri meteorologici, il caldo, il freddo, la siccità, questi caldi, oppure è inutile puntare solamente su un punto di un puzzle più grande che è l'agricoltura, che è l'ambiente. Quindi quello che noi cerchiamo di proporci è di avere una visione complessiva e per quanto possibile di portare avanti, come dire, tutta una famiglia e non solo prediligere un bambino a scapito degli altri. Quindi puntare tutto sulla pianta, sul seme, non è la soluzione del problema, perché c'è il problema dell'acqua, appunto. Quindi il nostro sforzo è di sviluppare questa visione complessiva che ci permette di dare delle soluzioni. Oltretutto non dimentichiamo la crisi economica in cui ci dibattiamo, quindi il metodo deve essere primo economico, secondo libero. Libero vuol dire che ognuno può essere autonomo nel prodursi questi aiuti, questi rimedi e poter produrre nel modo migliore quantità, qualità nel rispetto dell'ambiente. Per il Ponte News, Marco Mascioli.